Buonasera, siamo a una serata importante del Prometheus con il professor Lucio Fortunato, che è il presidente, e parliamo proprio della possibilità di far convivere in qualche modo la malattia con la vita, di un approccio a 360 gradi del tumore al seno, perché oggi evidentemente non è più soltanto la chirurgia, la diagnostica prima, la chirurgia poi e l'oncologia medica dopo, ma è prendersi cura proprio della persona. Vediamo come si può raggiungere questo obiettivo, perché una donna obiettivamente quando viene colpita da un tumore è sicuramente una tragedia, ma un tumore al seno colpisce anche la femminilità e quindi si entra anche in una sfera più intima che è importante andare però anche a cogliere e a seguire. Sì, lei ha centrato esattamente quelli che sono i nostri obiettivi, perché non c'è un altro aspetto della medicina come nel trattamento del cancro della mammella. Il riuscire a comprendere tutte le specialità all'interno dello stesso piano terapeutico è quello che noi chiamiamo un pochettino la presa in carico della paziente con un tumore della mammella. Vede, in altre patologie, per esempio nel cancro dell'esofago, nel cancro del polmone, nel cancro del pancreas, il singolo chirurgo è molto molto importante, quindi lo specialista singolo, un po' come Zorro, è l'elemento fondamentale del trattamento. Nel cancro della mammella l'aspetto tecnico è importante, ma è ancora più importante l'aspetto multidisciplinare. Per esempio nel nostro centro, l'ospedale San Giovanni, tutte le pazienti che entrano nel centro e tutte le pazienti alla fine del trattamento sono discusse appunto dalla nostra conferenza multidisciplinare. Certo. E questo è molto importante perché ogni tanto il chirurgo tende a fare un pochettino di più, ogni tanto l'oncologo tende a fare un pochettino di più. Parlarne tutti quanti insieme arricchisce la nostra comprensione della malattia e dà soprattutto alla paziente una visione a 360 gradi. Non è più io ti ho operato, adesso sono fatti tuoi, ma io ti ho operato e ti propongo insieme agli altri specialisti il piano di trattamento che riteniamo migliore per te. Sicuramente anche la chirurgia è molto cambiata negli ultimi anni, una chirurgia anche ricostruttiva che sia contemporanea poi alla chirurgia oncologica, anche questo credo che sia un aspetto di recupero psicologico importante. Guardi, in maniera eccezionale, se io facessi oggi come chirurgo quello che facevo 10 anni fa o 15 anni fa, pur avendo avuto un training abbastanza buono, quindi provenendo da centri abbastanza buoni, se oggi facessi quello che facevo 10-15 anni fa sarei preso a calci nel sedere, giustamente, perché non c'è stato anche in questo campo un aspetto di cambiamento così importante come nel trattamento chirurgico del cancro della mammella, non solo per l'aspetto della mastectomia e quadrantectomia, quindi conservazione, che oggi noi facciamo in più del 60-70% dei casi, in alcuni casi anche nell'80%, ma anche nelle mastectomie, e forse a lei si riferiva appunto a questo, anche le nostre mastectomie adesso sono delle mastectomie molto conservative e sono sempre fatte con ricostruzione immediata. Noi abbiamo visto pochi giorni fa, io ho visto una paziente con una recidiva controlaterale operata 17 anni fa per cancro della mammella, ci ha messo 10 minuti per spogliarsi, per farsi visitare, perché la ferita della mastectomia senza ricostruzione immediata è una ferita indelebile. Questo non avviene più, anche le nostre mastectomie, anche nel caso in cui il tumore abbia bisogno di una mastectomia, sono mastectomie conservative con il mantenimento di tutto l'involucro esterno, cioè della cute, della reola, del capezzolo, e ricostruzione immediata, molto spesso nell'80% dei casi nella nostra esperienza con protesi immediata, è un ottimo risultato estetico. E questo sicuramente aiuta nel percorso psicologico che anche magari dopo nelle terapie viene sicuramente gravato magari dalle problematiche delle chemioterapie, e anche lì c'è un approccio nuovo. Il non dire avrai sicuramente 6 mesi in cui perderai i capelli e poi ci penseremo, ma gestirlo già in quel momento, quindi con l'alimentazione, con tutto quello che può aiutare a superare il percorso di chemioterapia. Tra l'altro stasera ci sarà proprio uno show cooking dedicato all'alimentazione, anche agli alimenti funzionali che sono fondamentali nella prevenzione, ma anche nel momento di terapia. Certo. Questo della qualità della vita è un altro elemento essenziale del nostro percorso, perché abbiamo capito che noi non possiamo soltanto curare
le donne con cancro della mammella, ma ce ne dobbiamo fare in qualche modo carico, ma soprattutto essendo il cancro della mammella oggi una malattia sempre più guaribile, sempre più curabile, vuol dire che queste donne rimangono e sono mamme, sono zie, sono sorelle e sono figlie, rimangono per decenni con noi e spesso per tutta la loro vita in maniera assolutamente indifferente rispetto alla malattia. E quindi l'aspetto della qualità della vita per il cancro della mammella più che per molti altri tumori è essenziale. Per questo noi vogliamo che queste donne abbiano una vita di relazione normale, abbiano una vita nella sfera sessuale normale, si prendano cura di se stesse per i capelli, per esempio, e abbiamo vari progetti della Banca della Parrucca, che è un progetto molto importante in cui noi diamo delle parrucche in comodato d'uso o con delle parrucche fatte con capelli umani, quindi con risultati estetici difficilmente distinguibili. Anche a volte con la donazione dei capelli della paziente prima. Bravissima, bravissima. Abbiamo fatto almeno 5-10 casi, penso tra i 5-10 casi di donazione o autologa o eterologa. Per esempio, se lei ha i capelli molto lunghi e la sua migliore amica ha un cancro di mammella e deve fare chemioterapia, può donare i suoi capelli con quei capelli fanno la parrucca per la signora, coprendo una gran parte del costo che è in effetti quello dei capelli umani. E poi quello della dieta che lei ha accennato prima, perché abbiamo incominciato a capire che la dieta riveste un elemento molto molto importante anche nella stessa cura del cancro della mammella, e abbiamo studi che mettono in relazione la dieta con la prognosi e anche il peso, la massa corporea con la prognosi. Quindi le donne che vengono da noi e sono curate da noi sono spronate a non prendere peso, a fare una vita buona, una qualità della vita buona. Professore, in conclusione torniamo un po' a monte, perché sicuramente tutti questi avanzamenti tecnologici sono anche legati strettamente a una diagnosi precoce, perché chiaramente quanto più si intercetta il tumore in una fase iniziale, tanto più la chirurgia non sarà demolitiva, le cure saranno meno invasive e la qualità di vita sarà sicuramente migliore. Quindi vediamo anche l'importanza proprio della prevenzione. Questo penso che la stragrande maggioranza delle donne lo hanno abbastanza chiaro. Sì. Non è mai abbastanza ripeterlo per l'ennesima volta, è eccezionalmente importante. Le mammelle sono organi esterni e quindi sono facilmente accessibili. Fare una prevenzione del cancro del colon è molto difficile, fare una prevenzione del cancro del pancreas è eccezionalmente difficile, fare una prevenzione del cancro della mammella, soprattutto con i mammografi che abbiamo oggi a disposizione, con la risonanza magnetica, con l'ecografia, è molto molto facile. Riusciamo a diagnosticare anche tumori molto molto piccoli, e un tumore di 7 mm di diametro con linfonodi negativi può essere guarito in poco più di 40 minuti. Se ci pensa bene, noi curiamo l'influenza in 3 giorni, ma il cancro della mammella in prospettiva può essere guarito nel giro di un'oretta circa. Quindi a maggior ragione tantissime speranze per le donne, e però anche l'impegno personale di prendersi cura di se stesse. Ne vale la pena. Esatto. Grazie mille professore, buona serata. Grazie a voi. E grazie per questa occasione che riunisce anche tante pazienti oncologiche che riescono a vivere una qualità di vita, proprio quello di cui parlavamo. È una grandissima esperienza e anche un grandissimo supporto che per noi è fondamentale, non solo per gli obiettivi della Fondazione. Questa è una scena a scopo di beneficenza per prendere fondi per i nostri progetti di ricerca e di formazione, ma anche per il supporto che abbiamo da tutta la gente che ci vuole bene, e per noi è un grandissimo sprone andare avanti in questo percorso. Grazie mille. Grazie a voi.